Grazie Presidente. Nel mondo delle telecomunicazioni ogni risorsa che consente la trasmissione di voci, dati e immagini è un bene prezioso. Ecco perché l'idea che ci sarà in giro tra qualche anno una notevole, addirittura grande quantità di spettro radio, cioè di frequenze libere disponibili per nuovi usi, rappresenta una grande opportunità sociale e culturale, oltre che economica e commerciale. C'è infatti chi ha ben quantificato già il valore commerciale del dividendo digitale. Dobbiamo dunque avere una politica adeguata a livello europeo che sappia valorizzare al massimo questa risorsa, che sappia insomma fare dell'Europa un driver e non un assemblatore di tante politiche nazionali. È noto infatti che in altre aree del mondo, penso al Giappone, agli USA, si sta già utilizzando con grande risultato questa risorsa e tutto ciò va a segnare un vantaggio competitivo indiscusso delle aziende di queste aree del mondo. C'è dunque un tempo da recuperare o comunque da utilizzare rapidamente e anche se lo switch over del digitale sarà completato in Europa nel 2012, data che va assolutamente e tassativamente rispettata, noi dobbiamo già ora, senza indugi, impegnarci al massimo, sia per la riforma dello spettro radio che sul dividendo digitale. Lo spettro radio è una risorsa naturale, quindi un bene pubblico. Il suo valore deve essere utilizzato dunque sia per uno sfruttamento economico, ma anche a vantaggio della collettività, quindi un valore sociale. Ad esempio garantendo una larga accessibilità a tutti i cittadini, anche a quelli svantaggiati, portando servizi a banda larga nelle aree più remote del nostro paese, con ciò superando quel divario digitale che ancora caratterizza tante parti dell'Europa, e non penso solo alle aree rurali, ma anche ad aree urbanizzate e industriali. Dicevo che il tempo è importante per il dividendo digitale e io penso che dobbiamo utilizzare quest'ultima fase della legislatura per fare qualche passo avanti insieme, Stati membri d'Europa, lo dico alla Commissione, lo dico al Consiglio, passi avanti insieme nella direzione di una più evidente risposta all'esigenza di armonizzazione che renda più efficace ed ottimale, l'abbiamo detto tutti, l'uso del dividendo digitale. Auspichiamo un forte coordinamento in sede europea e la capacità di parlare una sola voce nei negoziati internazionali aperti, penso a Ginevra. Il nostro rapporto segna alcuni punti, ne cito solo qualcuno. La necessità di una strategia win-win, come diceva il commissario, cioè una destinazione delle risorse che soddisfi sia gli operatori dell'audiovisuale, dei media, oggi già presenti sul campo, anche per garantire pluralismo culturale e difesa delle identità culturali, sia anche però una risposta e uno spazio adeguato al settore delle telecomunicazioni, che ha bisogno di sviluppare nuovi servizi, una più ampia rete di tecnologie e anche una risposta a nuove esigenze dei moderni consumatori. Ciò significa che media e telecomunicazioni potranno giocare insieme, in parità e in collegamento. Ma c'è un terzo soggetto che io vorrei vedere vincitore accanto a questi e sono quegli utenti anche senza licenza che sono rappresentati dal no profit, dalle realtà locali, dalle reti delle piccole comunità dei territori e dalle associazioni di interesse generale. Un altro punto, e mi avvio a concludere, Presidente, è quello su cui l'hanno detto anche i rappresentanti del Consiglio, ci sono anche opinioni differenti in Parlamento come tra i diversi Stati membri e riguarda, diciamo, il livello di collaborazione tra le diverse responsabilità che vi sono in questa materia. Io credo che dobbiamo da un lato conciliare, su questo il Parlamento è convenuto, sia diciamo, il rispetto della responsabilità degli Stati membri in materia di competenza di assegnazione dell'uso delle frequenze, ma anche valorizzare insieme quella necessità indispensabile, dicevo, di armonizzazione, perché tutti dobbiamo capire che se non ci si armonizza, se non ci si coordina, se non si decide insieme, anche il valore dello spettro si riduce economicamente e socialmente. Penso all'esempio positivo e felice del GSM. Allora, sulla base di analisi dei costi-benefici nei paesi, sulla base di progetti nazionali sul dividendo che il nostro rapporto richiede, sulla base di tutta una discussione che si deve fare negli stati, aperta agli operatori e ai cittadini, il più larga possibile, ecco, io credo che tutti insieme però alla fine, con una forte capacità anche politica a livello europeo, dobbiamo evidenziare il valore aggiunto di una gestione europea di questa risorsa. E anche questa credo che sia una sfida per l'economia e per la società europea. Grazie.